Buonasera, benvenuti al nuovo appuntamento delle frontiere dell'astrofisica, il secondo appuntamento di questo anno. Stasera siamo in compagnia di Matteo Bugli. Buonasera Buonasera. Matteo. Buonasera, Renzo. Stasera parleremo di un argomento decisamente molto interessante, come potete vedere anche da questa slide iniziale, appunto. Parleremo di supernove e Matteo, insomma, ci parlerà un po' nel dettaglio sullo stato dell'arte della ricerca in questo settore che sta diventando veramente molto interessante negli ultimi anni con nuove scoperte e soprattutto con la costruzione di nuovi strumenti. Per chi non lo conoscesse, Matteo è stato anche mio compagno d'università, quindi mi fa piacere presentarlo anche in questo modo. Si è laureato all'Università di Firenze in Scienze Fisiche e Astrofisiche e ha conseguito il dottorato di ricerca al Max Planck Institute a Garching a Monaco di Baviera, e lavorando sostanzialmente principalmente su questo aspetto, nella parte teorica, in particolare nella modellizzazione dei dischi di accrescimento attorno ai buchi neri rotanti, quindi in realtà roba un po' più estrema rispetto all'argomento di cui parleremo stasera, ma insomma in parte ci rientra, poi affronteremo questo argomento. Ma da 4 anni a questa parte, insomma, è postdoc al Dipartimento di Astrofisica del CEA, di cui vedete il logo in basso, a Saclay, vicino Parigi. E studia appunto e si occupa dell'esplosione di supernove, quindi e in particolare sulla formazione di questi oggetti molto compatti e rotanti. Avete visto forse qualche post in questi giorni, anzi ieri, in cui si voleva presentare un po', introdurre l'argomento, però io mi taccio, lascio la parola a Matteo e buona serata e buona conferenza a tutti. Grazie mille Lorenzo, grazie per l'invito e grazie a tutto l'Osservatorio Polifunzionale dei Chianti per l'invito e per darmi l'opportunità di fare questa chiacchierata insieme con voi per parlare di questo argomento che ovviamente mi appassiona e condividere con voi quello che tutt'oggi conosciamo rispetto alle supernove e cosa la ricerca attuale promette di farci scoprire nei prossimi anni. Dunque, vi condurrò in questo viaggio che, come prima cosa, parte dalla vita di una stella massiccia. Per stella massiccia si intende, prima di tutto, una stella che ha una massa diverse volte quella del nostro Sole. Il nostro Sole è una stella piuttosto modesta. Una stella massiccia si intende una stella che ha una massa pari a circa almeno 8 volte quella del Sole. Se consideriamo ad esempio una stella che ha una massa di circa 15 volte il nostro Sole, sappiamo che sostanzialmente passerà la stragrande maggioranza della sua vita a splendere grazie alla combustione dell'idrogeno. Le stelle sono fatte quasi per la totalità da idrogeno, la cui combustione fornisce l'energia che poi viene irradiata e che noi possiamo osservare. Quando la combustione dell'idrogeno finisce, la stella va incontro a una fase in cui diventa una gigante, una gigante rossa. È una fase in cui aumenta le sue dimensioni, finisce la prima combustione dell'idrogeno e comincia a aumentare, a collassare su se stessa e a riscaldarsi. Questo genera delle forze di pressione che la fanno in qualche modo gonfiare e si raggiunge una fase in cui la stella cresce di dimensioni e di luminosità. Quello che succede poi è che, oltre a bruciare l'idrogeno, vengono bruciati, avviene la produzione, la combustione dell'elio e di elementi via via sempre più pesanti, quindi elio, carbonio, ossigeno, silicio e alla fine ferro. Quello che succede è che, grazie alla forza della gravità, si viene a determinare una struttura cosiddetta a cipolla, dove al centro della stella abbiamo il materiale più denso che viene prodotto attraverso la combustione e via via negli strati esterni abbiamo materiale sempre meno denso e più rarefatto ed elementi più leggeri. Questa struttura a cipolla è, diciamo, il punto di partenza del nostro viaggio attraverso una supernova, perché quello che succede è che a un certo punto, al centro di una stella di nuovo sufficientemente massiccia, si verrà a creare un cosiddetto un nucleo di ferro, quindi un cuore estremamente esteso, pari alla cui dimensione
si aggira intorno a qualche migliaio di chilometri, come esempio 1500 chilometri in questo caso, dove è concentrata una massa pari a circa 1,5 volte la massa del nostro Sole. Questo è un nucleo appunto di ferro che a un certo punto diviene instabile. Tutto ciò che rende stabile la stella è l'equilibrio che c'è fra la forza di gravità, che tende a farla comprimere, e le forze di pressione dovute al calore e all'energia interna sprigionata dalle reazioni nucleari. Quando queste vengono meno, questo equilibrio viene meno, e quello che avviene è l'inizio del collasso della stella su se stessa. Ora, il carburante che fino a questo momento ha fatto brillare la stella comincia a venire meno, ma all'interno della stella c'è un'enorme riserva di energia che è alla base di tutto ciò che poi seguirà in termini di budget energetico. Questa energia non è nient'altro che l'energia gravitazionale dovuta al fatto che abbiamo un'enorme distribuzione di massa che è pronta a collassare su se stessa. E questa energia, per dare un'idea di grandezza, è pari a circa 100 volte tutta l'energia che, ad esempio, il Sole potrà emettere durante tutto il corso della sua vita. Quindi una quantità di energia enorme che, allo stato attuale, all'inizio del collasso, è lì pronta per essere messa da qualche parte. E il processo attraverso cui questa energia può essere convertita durante un'esplosione è quello che, ad esempio, si verifica con un esperimento molto semplice da realizzare, dove si prendono due palline gommose che rimbalzano e si lasciano cadere l'una sull'altra. Quello che succede è che la pallina più in alto, invece di rimbalzare e sostanzialmente raggiungere l'altezza a cui era prima, rimbalzano ad un'altezza più elevata perché c'è un trasferimento di energia dovuto che avviene tra queste due palline. E quindi si viene a determinare una situazione in cui, si ha una espulsione, un'eccezione dovuta a una conversione di energia gravitazionale in energia cinetica. E questo è in quattro parole quello che ci aspettiamo durante l'esplosione. Ora, un processo fondamentale che avviene quando aumentano le temperature, perché la stella comincia a collassare, è dovuto all'addensarsi del nucleo di ferro. Il nucleo di ferro comincia a collassare su se stesso, perché appunto non c'è più un bilancio di forze fra la gravità e la pressione. Questo collasso avviene in maniera tale per cui si formano delle strutture sempre più dense all'interno del nucleo del ferro, mentre le zone più esterne a poco cominciano a collassare, però a velocità decisamente inferiori. Questo addensarsi determina un aumento delle temperature e i nuclei di ferro, che sono come una collezione di protoni e neutroni quando l'atomo appunto è integro, cominciano a disintegrarsi in virtù di questo forte aumento di densità. E quello che si viene a creare è una situazione in cui appunto questi nuclei si fotodisintegrano, si creano sciami di protoni e di neutroni e di elettroni che interagiscono fra di loro. E fra tutte queste interazioni fondamentali, quella più importante e rilevante è quella in cui un elettrone viene catturato da un protone. E questo determina la produzione di un neutrone e un neutrino. Ora, qualcuno di voi forse si ricorderà del leggendario tunnel che collegava il Gran Sasso con il CERN, in cui i neutrini erano protagonisti. I neutrini sono delle particelle estremamente fugaci, estremamente piccole, che non hanno carica e che interagiscono con la materia in maniera estremamente debole. Quindi, a priori, uno potrebbe pensare che il loro ruolo sia marginale all'interno di tutto questo. Ma quello che vedrete durante il corso di questa nostra chiacchierata è che, nonostante all'apparenza i neutrini siano particelle che non ricoprono, che interagiscono di fatto estremamente poco con la materia, il loro ruolo è fondamentale. Si può arrivare a dire che senza i neutrini non ci potrebbero essere sostanzialmente esplosioni di supernova o formazione di serie di neutroni. Quindi questa è una reazione fondamentale che comincia ad avvenire
quando il collasso avviene e comincia ad essere innescato. Quello che succede dopo è sostanzialmente un contraria al centro del cuore di ferro, una continua emissione di neutrini dovuta a queste reazioni, e a un certo punto si raggiunge una situazione in cui la materia continua a cadere verso il centro a delle velocità che raggiungono una buona frazione della velocità della luce, la densità aumenta fino al punto in cui le densità raggiunte arrivano a un valore pari e anche superiore alle densità che tipicamente ritroviamo nei nuclei atomici, che sono densità enormi, e si parla tipicamente di qualcosa dell'ordine di 100 miliardi di grammi per centimetro cubo, quindi delle quantità veramente mostruose. Quando si arriva a queste densità, sostanzialmente entra in gioco una repulsione dovuta alle forze nucleari forti che entrano in gioco e diventano dominanti, e quindi la materia che ha continuato finora a cadere verso il centro di fatto rimbalza nel centro della stella, un po' come faceva quella pallina di gomma che avevo mostrato prima. E quindi si ha questa fase in cui si forma in buona sostanza un centro a densità atomiche su scale di 180-100 km, e poi si forma un'onda d'urto che comincia a propagarsi verso l'esterno, un'onda d'urto dovuta appunto a questo rimbalzo sul cuore duro della centro della regione della stella sta collassando. Questa regione densa che si è formata e sulla quale poi c'è la formazione dello shock è la cosiddetta protostella di neutroni. Non era ancora una stella di neutroni, perché per essere tale dovrà passare diverso tempo, dovrà raffreddarsi, dovrà in qualche modo evolversi da questo marasma all'interno del quale si trova, ma è diciamo una sorta di embrione, una sorta di precursore di quella che poi diventerà una stella di neutroni o possibilmente un buco nero. E quindi ci troviamo in questa situazione con la protostella di neutroni, qui indicata con PNS, che sta per proto neutron star, come indicata in letteratura, tre dimensioni circa 80 km e con una massa pari a circa 1,5 masse solari, circondata dallo shock. Ora, si è formata un'onda d'urto, uno potrebbe pensare, bene, questa onda d'urto comincerà a espandersi e l'esplosione di fatto è già avvenuta. La storia però non è così semplice, perché? Bisogna ricordarsi che mentre questa onda d'urto si è formata e sta cominciando a propagarsi verso l'esterno, tuttavia nel frattempo c'è comunque sia una stella che sta cadendo addosso a questa onda d'urto e alla protostella di neutroni. Quindi ci troviamo in una situazione estremamente complicata per l'onda d'urto che vuole espandersi, attraversare la stella e poi formare una supernova, però tutto l'ambiente che la circonda fa di tutto per prevenire questo evento. E bisogna considerare che oltre alla pressione che esercita la stella su questa onda d'urto, che già fa sì che bisogna spendere dell'energia per questa espansione, la fotodisintegrazione degli atomi di ferro determina anche lì un consumo di energia. Questa energia che l'onda d'urto potrebbe utilizzare per espandersi in realtà è persa nella disintegrazione degli atomi di ferro e producendo neutrini che vengono costantemente irradiati. Anche lì c'è una forte perdita di energia. Pensate che di quel budget di cui si era parlato all'inizio, di circa 100 volte l'energia che il Sole emette durante la sua vita, ecco, di quel budget il 99% è perso durante questa fase, è espulso e messo come neutrini che lasciano la stella per non fare più ritorno. Quindi la stragrande maggioranza dell'energia che a priori uno potrebbe pensare di avere a disposizione in realtà è persa e non può essere utilizzata dallo shock, dall'esplosione. La situazione sembra complicata, e, diciamo, da un punto di vista quantitativo sappiamo che appunto di energia a disposizione ne rimane poca.
La buona notizia per le supernove è che, sebbene ne rimanga poca di energia, questa energia è sufficiente a far partire l'esplosione. In che modo? Sostanzialmente, una frazione di questi neutrini, sebbene la stragrande maggioranza dei neutrini che sono emessi, questa è la superficie della protossfera di neutroni, i neutrini vengono emessi e vengono per la maggior parte persi, ma una piccola frazione di queste particelle così apparentemente ininfluenti, dato che trasportano così tanta energia, basta una piccola frazione di queste particelle che interagisca con la materia dietro allo shock, all'onda d'urto, e nel momento in cui avviene questa interazione, questa cessione di energia dai neutrini al gas dietro allo shock, avviene sostanzialmente un riscaldamento che spinge l'onda d'urto contro il resto della stella che sta implodendo, ed è sufficiente a garantire il lancio vero e proprio dell'esplosione, che vuol dire la propagazione dello shock attraverso la stella e la conseguente esplosione di una supernova. Quindi, di nuovo, una particella sulla carta infima e poco a priori ingenuamente determinante, in realtà gioca il ruolo determinante e fondamentale in questo frangente. Quindi la situazione che abbiamo ora è che questa onda d'urto è spinta dal riscaldamento dovuto ai neutrini, e quello che succede è che prima di tutto abbiamo comunque sia una dei neutrini che lasciano la superficie della protossfera dei neutroni e che si propagano attraverso la stella tentando di raggiungere la superficie. E questi neutrini si propagano a velocità essenzialmente pari a quelle della luce, sono estremamente veloci. Dietro a questi neutrini, rallentato da una velocità che è 30 volte inferiore e dal fatto che deve propagarsi attraverso la materia, c'è l'onda d'urto che fa seguito. Quindi abbiamo un segnale di neutrini che raggiungono la superficie della stella e vengono emessi, e nel giro poi di che raggiunge la superficie della stella nel giro di qualche minuto, nel giro di qualche ora invece abbiamo l'onda d'urto che durante la propagazione attraverso la stella riscalda il materiale che attraversa. Quindi c'è una trasformazione di energia cinetica dovuta al movimento dello shock in energia termica di riscaldamento della materia che sta dietro, e durante questa propagazione a un certo punto, nell'arco di diverse ore, praticamente in questo esempio 24 ore, quello che succede è che lo shock raggiunge la superficie della stella, e a questo punto si ha per la prima volta l'emissione di un segnale che può essere osservato dai telescopi. Fino a questo punto tutto ciò che succede all'interno della stella è un qualcosa che rimane celato ai telescopi, non è possibile osservare l'interno della stella perché sostanzialmente i fotoni sono intrappolati e non sono liberi di lasciare l'interno della stella liberamente. E quindi c'è un certo ritardo fra le due, fra i neutrini e lo shock e i fotoni. Questa propagazione dell'onda d'urto attraverso la stella è di importanza fondamentale per la cosiddetta nucleosintesi. Sappiamo che le stelle, durante il corso della loro vita, producono attraverso le reazioni nucleari degli elementi via via sempre più pesanti a partire dall'idrogeno, però come abbiamo visto si fermano al ferro, perché oltre a questo elemento produrre per fusione elementi più pesanti richiede energia, non produce energia. Durante l'esplosione di una supernova, durante il riscaldamento dovuto al passaggio di questa onda d'urto, ecco lì viene fornita quell'energia che è necessaria per produrre elementi più pesanti rispetto al ferro. Ed è lì che allora, se guardiamo la tavola periodica degli elementi, abbiamo produzione di elementi più pesanti, come il cobalto, il nichel, il rame e così via. Diciamo, in questo esempio vediamo che gli elementi associati all'esplosione di stelle massicce si fermano al numero 37.
Abbiamo un forte contributo anche di coalescenze di stelle di neutroni, che non sono un argomento della presentazione di stasera, ma che sono intimamente collegati come evento alle supernove. E un fatto sta che l'esplosione delle supernove tipicamente è in grado di produrre elementi come indicati da questa tavola, ma in casi esotici, ancora più particolari, dove si ha a che fare con stelle particolarmente veloci nella loro rotazione, con campi magnetici particolarmente forti, sono anche i casi in cui vengono prodotti elementi più pesanti. La formazione di questi elementi più pesanti è determinante per comprendere poi quello che poi possiamo osservare nei cosiddetti resti di supernova, nella curva di luce di una supernova che viene osservata con telescopi tradizionali. Perché quello che succede è che una volta raggiunto lo shock alla superficie, avviene poi nell'arco di, dopo una settimana, si può osservare in tutto il suo splendore una supernova che splende come decine di miliardi di soli tutti in un solo colpo. Questa luce è potenziata dal decadimento radioattivo di elementi che sono stati prodotti durante la nucleosintesi esplosiva, in particolare il nickel. Il nickel 56 decade in cobalto, che poi decade in ferro, e questo produce un'enorme quantità di fotoni ad alta energia che possono poi successivamente essere osservati, ed è quello che poi possiamo vedere nei resti di supernova, come quello che ad esempio c'è in copertina per questa presentazione. All'interno, quello che il residuo che rimane non è altro che sostanzialmente quella che all'inizio era una protostella di neutroni, ma che a poco, via via che passano i secondi, i minuti, le ore e i giorni, diventa una vera e propria stella di neutroni. Cosa avviene per determinare questo cambiamento? Sostanzialmente la protostella di neutroni si raffredda, diventa sostanzialmente più rigida, comincia a ruotare in maniera come un corpo rigido, come una pallina magnetizzata, e raggiunge velocità estremamente elevate non solo di rotazione, ma anche proprio velocità di traslazione. In qualche modo l'esplosione determina poi, imprime alla supernova un lancio, si dice una spinta di chicche, una sorta di calcio, che determina un movimento della supernova, della stella di neutroni, che poi si propaga nello spazio. E questo è, l'inizio della vita vera e propria della stella di neutroni, come poi può essere osservata anche qui utilizzando telescopi, radiotelescopi, comunque sia osservando la luce direttamente. Però osservare effettivamente questi segnali, ovviamente bisogna aspettare che questi segnali raggiungano la Terra. Una supernova all'interno della galassia può distare diversi anni luce, può impiegare decine di migliaia di anni per raggiungere la Terra. Vengono prima osservati i segnali che arrivano prima, quindi segnali tipicamente dei neutrini, poi i segnali ottici. E all'interno della nostra galassia noi sappiamo che il tasso a cui avvengono le supernove sono di circa 1 a 3 eventi per secolo, quindi sappiamo che siamo pieni di supernove che sono esplose all'interno della galassia, ma la cui luce ancora non ci ha raggiunto, e che noi siamo in attesa che questa luce ci raggiunga e di poterla osservare. Questo per quanto riguarda appunto l'osservazione di una supernova all'interno della galassia. Ora, la domanda è che cosa possiamo osservare che ci possa raccontare cosa succede durante il collasso e l'esplosione? Perché, come abbiamo visto, i fotoni sono intrappolati all'interno della stella. Così come osservando il Sole sappiamo che i fotoni che vediamo non sono altro che quelli emessi sulla superficie della stella e non vengono direttamente dall'interno, allo stesso modo lo stesso avviene per la stella che sta collassando. Ma sono delle particelle, che abbiamo già visto,
che non hanno questo problema. I neutrini, che vengono sistematicamente prodotti e diffusi e irradiati dalla superficie della fotosfera di neutroni, non hanno di questi problemi, perché vengono rilasciati e interagiscono talmente poco con la stella che in buona sostanza vengono emessi così come sono dalla superficie, e così come sono noi possiamo osservarli. Quindi osservare i neutrini ci dà veramente l'opportunità di andare a vedere cosa succede dentro la stella nel momento esatto in cui avviene il collasso e la formazione della protostella di neutroni. Quindi è importante considerare la fisica delle particelle per comprendere la natura dei neutrini e come la loro dinamica determini quello che succede all'interno della supernova. Sappiamo dalla fisica delle particelle elementari che esistono varie versioni di neutrini, vari gusti, si dice. Non esistono solo i neutrini associati agli elettroni, ma esistono anche altri cosiddetti leptoni, vale a dire il muone e il leptone tau, che in buona sostanza sono versioni dell'elettrone un pochino più ciccione, un pochino più massiccio. E ciascuno di questo leptone ha il suo neutrino, ha il suo sapore di neutrino. E la fisica delle particelle è interessata a domande relative, ad esempio, a come questi tre gusti di neutrini oscillano l'uno con l'altro, perché sappiamo che avendo massa i neutrini non restano sempre nello stesso stato, ma cambiano in maniera spontanea da un sapore all'altro. Domande fondamentali sono, ad esempio, quale sia la loro massa e quale sia l'ordine delle masse rispetto ai vari gusti, e se ad esempio ci siano altri neutrini oltre a questi tre che fanno parte del modello standard, come ad esempio i neutrini cosiddetti sterili. Tutte domande che sono al centro delle indagini scientifiche condotte da esperimenti di fisica delle particelle ideati e a terra, ma che beneficiano in maniera enorme dallo studio di sorgenti astrofisiche, perché le condizioni che abbiamo all'interno di una supernova sono tali per cui possiamo veramente chiederci e rispondere a delle domande circa le proprietà dei neutrini e come i neutrini si propagano. Quindi la domanda fondamentale è: come facciamo ad osservare queste particelle che di fatto interagiscono così poco con la materia? Da un lato è diciamo conveniente, perché ci permette di osservare l'interno della stella senza che questa emissione sia in qualche modo disturbata. Però dall'altro, il rovescio della medaglia è che interagendo così poco con la materia è estremamente complicato riuscire a fermarli, a catturarli e a analizzarli. Lo strumento principale per osservare i neutrini, uno dei meccanismi fondamentali che caratterizzano gran parte degli strumenti per la liberazione dei neutrini, si basa sulla cosiddetta radiazione Cherenkov. Ora, che è un analogo ottico sostanzialmente dell'effetto che si ha quando si produce un boom sonico. Allora, voi sapete che quando abbiamo un oggetto, ovviamente un aeroplano, un Concorde, un aeroplano militare o quello che volete, che si propaga attraverso un mezzo a una velocità superiore alla velocità a cui si propagano le onde sonore, quindi un moto supersonico, si viene a creare un'onda d'urto, uno shock, con una geometria tipica a cono, dovuta al fatto appunto che si ha un moto che supera la velocità a cui si propaga il suono, e quindi si viene a creare una struttura che determina un'onda d'urto nel mezzo in cui si propaga l'aeroplano. Nel caso invece delle particelle elementari si realizza un effetto simile, e in particolare la produzione di radiazione Cherenkov. La radiazione Cherenkov è una radiazione che si produce quando una particella carica, come ad esempio un elettrone, un altro leptone carico, che possono essere il prodotto ad esempio dell'interazione del neutrino con un nucleo o con un altro leptone, quando si muovono ad una velocità che è maggiore della velocità della luce nel mezzo in cui stanno propagando, si viene a creare una sorta di situazione simile in cui, invece di avere un cono dovuto a un'onda d'urto che si forma e si propaga,
sia l'emissione, sempre su una struttura conica, di luce cosiddetta Cherenkov. Ora, non dovete spaventarvi all'idea che ci siano particelle che si muovono più veloce della luce, perché il trucco per riuscire a far dormire sonni tranquilli agli appassionati di relatività è il fatto che si parla di particelle che viaggiano più veloci della luce all'interno di un mezzo, che non è il vuoto. Cioè, quando si considera un mezzo, come tipicamente è l'acqua, il ghiaccio o l'argono, quello che sia, la luce si propaga ad una velocità inferiore, perché c'è un indice di diffrazione maggiore di 1, e quindi la luce si propaga a una velocità inferiore ai canonici 300.000 km al secondo. Quindi è per questo che si può realizzare questo effetto, che è alla base dei rivelatori appunto di neutrini. L'altro aspetto però da considerare è che questo procedimento, sulla carta molto semplice, richiede che il neutrino interagisca, e perché il neutrino interagisca c'è bisogno di tanta materia. Per darvi un'idea di quanto poco il neutrino abbia voglia di interagire, noi siamo bombardati dai neutrini introdotti dal Sole, e per ogni neutrino che riesce ad interagire con la Terra ce ne sono altri 100 miliardi che passano attraverso la Terra senza curarsi assolutamente di tutta la massa enorme di pianeta, di persone che attraversano. Quindi è una quantità infinitesimale di neutrini che interagiscono con la Terra, figuratevi quando si tratta di considerare uno strumento che ha dimensioni ben più limitate rispetto alla Terra. Nonostante questo, strumenti come ad esempio Ipercamion Kande, che è attualmente in costruzione in Giappone, Ice Cube, operativo al polo sud, e ad esempio i telescopi, osservatori di neutrini submediterranei della rete ChemTranet, sono tutti esperimenti che sostanzialmente hanno come volume dello strumento un volume di tipicamente acqua o ghiaccio pari a diverse decine di migliaia, si parla dell'ordine di decine di migliaia di tonnellate, un volume enorme nel quale sono sparsi dei rivelatori che permettono di osservare la radiazione Cherenkov, e quindi di studiare la direzione da cui provengono i neutrini, la loro energia e così via. Ora, un altro aspetto importante per cercare di comprendere cosa possiamo osservare e sperare di comprendere durante l'esplosione è il fatto che la situazione durante il cosiddetto riscaldamento dell'onda d'urto ad opera dei neutrini, come abbiamo mostrato prima, è una situazione estremamente dinamica. Vale a dire che la protostella di neutroni non è che è seduta qui al centro buona e emette i neutrini e se ne sta così com'è. È una situazione talmente dinamica che all'interno della stella di neutroni ci sono veramente, c'è un ribollire, sono dei moti convettivi dovuti ai neutrini che interagiscono all'interno della stella di neutroni, che determinano delle oscillazioni e dei moti propri di questa stella, che è estremamente densa ma non è assolutamente rigida e ferma. Oltre a questo ci sono anche delle instabilità idrodinamiche che si vengono a formare nella regione dietro allo shock, che deformano la superficie dell'onda d'urto e determinano dei moti collettivi che incidono sulla la morfologia dell'onda d'urto, e indirettamente poi vanno a determinare una deformazione anche della stella di neutroni. Quindi tutto questo determina, descritto da sostanzialmente moti di convezione all'interno della protostella di neutroni, e la cosiddetta SASI, è un acronimo che sta per Standing Equation Shock Instability, vuol dire instabilità dello shock stazionario, un'instabilità che si viene a creare in questa regione. Tutto questo per dire che abbiamo regioni ad altissima densità, abbiamo rapide deformazioni di queste distribuzioni di materia, questo vuol dire che c'è emissione di onde gravitazionali. Onde gravitazionali, probabilmente avete familiarità con questo concetto,
nell'ambito delle coalescenze di buchi neri e stelle di neutroni, che sono effettivamente degli eventi estremamente violenti in cui la deformazione dello spazio-tempo dovuto a questa interazione di materia estremamente densa è enorme. Però lo stesso concetto si applica anche al caso della protostella di neutroni, è estremamente densa, si deforma e quindi emette onde gravitazionali. Ci sono quindi modelli numerici che fanno delle predizioni circa questo segnale che dovremmo osservare. E questo è un esempio di un articolo piuttosto recente degli ultimi anni, che mostra quello che è il segnale di onde gravitazionali che dovremmo osservare durante la formazione, l'esplosione della supernova. Se andiamo ad analizzare questo segnale nelle sue componenti di frequenza, perché visto così a occhio nudo dice relativamente poco, vediamo che ci sono delle caratteristiche che possono essere associate alla fisica che avviene all'interno della protostella di neutroni. Ci sono delle strutture che sono associate alla convezione, altre strutture che sono associate all'instabilità che si forma nello shock, e tutto questo è informazione che è incapsulata in un segnale che noi possiamo in linea di principio osservare, perché le onde gravitazionali vengono emesse durante il collasso e l'esplosione, e così come i neutrini si propagano liberamente attraverso la stella per raggiungerci poi sulla Terra. E questo è il concetto fondamentale che permette poi di osservarle attraverso quelli che sono giganteschi interferometri laser, che costituiscono la tecnologia dell'osservatorio come il Virgo a Cascina, che fa parte del consorzio LIGO Virgo Cagra, e che sono alla base poi anche dei futuri osservatori di terza generazione, come l'Einstein Telescope, che, il cui funzionamento tipicamente, in buona sostanza, si basa sul principio dell'interferometria, per cui si hanno due raggi laser prodotti da una fonte comune che vengano suddivisi in due bracci, e a condizioni normali questi due laser si rincontrano nella zona centrale in fase e non producono alcun segnale. Il passaggio di un'onda gravitazionale determina una deformazione dei bracci dell'interferometro, e questa deformazione determina un fuoriuscire della fase del laser, e quindi il passaggio di un segnale che viene poi osservato. E questo è il principio fondamentale attraverso cui si osservano le onde gravitazionali. Vediamo quindi che ci sono tutta una serie di osservazioni che esulano semplicemente dalla rivelazione della radiazione elettromagnetica, che è di fatto una componente essenziale dello studio delle supernove, ma che diviene complementare poi all'osservazione di onde gravitazionali prodotte dalla deformazione della protostella di neutroni e dal flusso continuo di neutrini prodotti durante il collasso, la formazione dello shock e l'esplosione stessa. Quindi tutte queste informazioni messe insieme è un po' come osservare da vari punti di vista e con sensi diversi un stesso fenomeno, e da lì si può avere un quadro estremamente più completo e più interessante, che ci fa veramente capire a fondo la fisica e la fenomenologia di cosa succede durante l'esplosione di supernova, e non semplicemente quello che possiamo osservare da lì a qualche settimana o mese. Un altro modo di cercare di capire come si comportano, diciamo come si sviluppano le supernove, è ovviamente quello di creare dei modelli numerici. Le osservazioni che si fanno sono fondamentali per avere un riscontro sperimentale di quello che succede, ma l'osservazione ha anche bisogno di una comprensione del segnale che si osserva, perché altrimenti, se da lì non riusciamo a comprendere che cosa avviene da un punto di vista fisico all'interno della stella durante l'esplosione, il quadro che ne deriviamo è parziale. Quindi, in maniera assolutamente complementare alle osservazioni dirette che possiamo fare con neutrini, onde gravitazionali o radiazione elettromagnetica, ci sono i modelli numerici che rappresentano
per quanto mi riguarda la mia linea di ricerca fondamentale, ma che sono parte essenziale appunto per la comprensione di osservazioni che poi possono essere fatte. Questo è un modello che ho prodotto che rappresenta una tipica esplosione di una stella che ruota con un tasso di rotazione estremamente forte. Vedete qui al centro abbiamo la protostella di neutroni che ruota estremamente velocemente. Attorno si viene a creare questa bolla di materia che viene riscaldata e che viene spinta fuori anche dal potenziale centrifugo dovuto a questa rotazione, e si ha l'espansione dell'onda d'urto e la formazione di materiale caldo, come si vede da queste colorazioni, che si espande sempre più verso l'esterno, e si ha una esplosione supernova che segue sostanzialmente l'evoluzione del collasso fino a qui si tratta di un secondo che in termini astronomici sembra essere un'inezia. Quando si considera il grado di complessità di queste simulazioni, multidimensionale oltretutto, simulare per un secondo la vita della stella che collassa è un qualcosa che richiede una enorme quantità di risorse computazionali, scusate. Ed è questo un aspetto fondamentale che bisogna tenere di conto quando si fanno questo tipo di studi. Una tipica simulazione di una supernova in tre dimensioni, per essere prodotta in un lasso di tempo di ad esempio una settimana, richiede qualche migliaio di processori in termini di potenza computazionale. Quindi è chiaro che sono calcoli che non possono essere fatti su un desktop, un laptop tradizionale, ma hanno bisogno di risorse che vengono fornite da centri di calcolo dedicati, che hanno a disposizione macchine che hanno collezioni di decine, a volte centinaia di migliaia di processori, e da lì uno può produrre un calcolo che su un computer normale richiederebbe un anno, lo può fare nell'arco di una settimana o qualche ora, a seconda della capacità del codice e del software di sfruttare le risorse tecniche del centro di calcolo. L'ultimo aspetto che ci permette, che voglio presentarvi, che riguarda uno studio di supernove che però esula sia dalle osservazioni che dagli esperimenti cosiddetti numerici, è legato a esperimenti analogici diretti. Ora, creare una supernova sulla superficie terrestre è ovviamente un progetto che è destinato a fallire, perché non abbiamo di certo la tecnologia e di certo non è auspicabile far esplodere una stella sulla superficie della Terra. Ma un aspetto fondamentale che bisogna considerare è la fisica di base che regola l'evoluzione di una stella che collassa. Le simulazioni che vi ho fatto vedere sono simulazioni che simulano la dinamica di un plasma, a volte magnetizzato, ma sono sostanzialmente fluidi il cui comportamento, diciamo, di base conosciamo relativamente bene. Quello che vi mostro qui è un esperimento che è stato ideato dal Dipartimento di Astrofisica, dove mi trovo ora a svolgere il lavoro di postdoc, che sostanzialmente simula quello che succede durante il collasso intorno alla protostella di neutroni e alla formazione dello shock. Qua vedete questa sorta di fontana in cui viene immessa un'enorme quantità di acqua, si parla di una portata di 100 litri al secondo. E quando questa acqua scorre sulla superficie della fontana, si viene a creare un cosiddetto salto idraulico, questa discontinuità che vedete qui è sostanzialmente quella che si osserva, ad esempio, quando si apre un rubinetto e si fa schizzare l'acqua sul fondo del lavabo e si viene a creare questa discontinuità. Ora, quando si costruendo questa superficie con un profilo iperbolico, quello che si fa è semplicemente simulare
il potenziale gravitazionale che è determinato dalla fotosfera di un neutrone centrale, e questa discontinuità non rappresenta nient'altro che l'onda d'urto che si viene a creare durante l'esplosione. E le equazioni proprio fisiche che descrivono il comportamento di questa discontinuità risultano formalmente identiche alle equazioni fisiche che descrivono la formazione dello shock d'onda d'urto e soprattutto la propagazione delle onde fra la fotosfera di neutrone e lo shock, e in questo caso la propagazione di onde attraverso questi strati di acqua. Quindi questa analogia permette di in buona sostanza studiare la dinamica dell'esplosione e dello shock direttamente con un esperimento basato nient'altro che sull'acqua. Quindi l'analogia che abbiamo è sostanzialmente quella di una protostella di neutroni che nella fontana è rappresentata semplicemente da una fessura, da un buco, non simula una protostella di neutroni, ma che è circondata da uno shock. Ora, ovviamente la fontana non può di fatto simulare e produrre i neutrini prodotti durante questa fase, che sono sovrapposti in questa animazione, ma quello che riesce a fare è riprodurre fedelmente la deformazione, l'instabilità che si viene a creare nell'onda d'urto e che descrive esattamente quello che ci aspettiamo avvenga durante la formazione della protostella di neutroni. Ed è un qualcosa che è verificato ovviamente da esperimenti numerici e che in questo caso permette di simulare in maniera molto precisa la dinamica di questa instabilità. Questa instabilità è fondamentale perché modula l'emissione di neutrini e, cambiando l'emissione di neutrini, ha un effetto sulla loro efficacia nel riscaldare il materiale dietro l'onda d'urto. E questa deformazione che vediamo nello shock determina poi una deformazione, un feedback sulla protostella di neutroni che da lì va a produrre le onde gravitazionali che vedete sovrapposte in questa animazione. Quindi la comprensione, il fatto straordinario è che la comprensione della dinamica dello shock può essere descritta in maniera relativamente semplice con un esperimento analogico, che ha come beneficio il fatto che permette un controllo piuttosto fine dei parametri come la rotazione della stella che collassa, dimensione della massa della stella di neutrone centrale, e tutto questo è uno strumento aggiuntivo che va a divenire ancora una volta complementare nello studio delle supernove che, come abbiamo visto, quando andiamo a studiare appunto l'attimo dell'esplosione, si basa su una collezione di diversi strumenti e sforzi che vanno dall'osservazione di neutrini, onde gravitazionali, radiazione elettromagnetica, simulazioni numeriche, ma anche esperimenti analogici. E quindi questo è un esempio di come la comprensione poi della fisica che sta alla base del problema permette di studiare il problema in una maniera ancora più efficace e dettagliata e cercare di comprendere sempre di più la natura dell'evento. Qui mostro i crediti di questi filmati che abbiamo mostrato finora e che sono stati prodotti grazie ad uno sforzo straordinario del dipartimento e del gruppo di modellizzazione di plasmi nel quale ho la fortuna di lavorare, e che fanno veramente chiariscono quanto sia un complesso ma anche multisfaccettato e assolutamente interessante il problema e lo studio di questi fenomeni, proprio nell'attimo in cui avviene l'esplosione, che a priori è un qualcosa di quasi istantaneo. Quando questa immagine è stata prodotta, erano già passati tanti tempo rispetto all'esplosione. Quello che possiamo vedere oggigiorno è proprio andare a vedere cosa succede durante. Per fare questo bisognerà essere fortunati, aspettare una supernova galattica sufficientemente vicina, quindi, che ci permetterà di sostanzialmente fare l'osservazione del secolo, e da lì quindi saremo pronti con telescopi, ogni osservatorio possibile e immaginabile, e sarà sicuramente una nuova piccola rivoluzione che tutti attendiamo piuttosto
con trepidante attesa. E vi ringrazio per l'attenzione. Allora, grazie Matteo, bellissima conferenza, tantissimi spunti di riflessione, vedo che qualcuno ha già iniziato un po' in domanda, in realtà principalmente diamo un po' di tempo per digerire, perché effettivamente è un argomento molto interessante sotto tanti punti di vista, tra l'altro interessantissima soprattutto la parte finale, devo dire, dell'esperimento, che mi è piaciuta molto. E niente, ti salutano intanto tutto il pubblico che si è collegato, li ringrazio ancora per essere intervenuti. Per spezzare un po' il ghiaccio, come faccio di solito, provo io a fare una domanda, nel frattempo magari il pubblico gliene viene in mente qualcuna. Una cosa molto interessante che hai sottolineato è i tempi con cui avvengono questi fenomeni, no? Cioè rispetto alle vite delle stelle, no? Cioè che la parte finale in realtà si conclude sì con questa esplosione, ma il collasso gravitazionale poi alla fine avviene in tempi molto molto brevi, poi si compattano tantissimo, no? Questi oggetti. Ecco, una cosa riguardo le simulazioni numeriche, quanto vi state avvicinando, cioè siete già a buon punto su cosa poi producono anche negli effetti che si vedono per esempio nei resti di supernove? Ora mi viene in mente sempre la nebulosa del granchio, perché o ad esempio questa è Cassiopea A, no? Cioè dalle simulazioni numeriche si riesce già a prevedere, anzi a predire correttamente sia i tempi scala che proprio la dinamica, perché ho visto che in realtà al di là della bellezza, no, della simulazione, quanto ci si avvicina poi a quello che poi effettivamente si vede a distanza di migliaia d'anni poi alla fine, perché la nebulosa del granchio è stata scoperta nel 1938, ora sparo una data a caso, ma insomma intorno al 1000 dai cinesi, e sì. Nel 2020 insomma sono passati più di 1000 anni, no? Fino a dove ci possiamo spingere con le simulazioni, che a che punto siamo con ecco, far combaciare i modelli poi alle osservazioni? Certo, questo ecco è un tema quasi onnipresente nello studio di fenomeni su scale astronomiche, astrofisiche, perché tipicamente quello che succede è che abbiamo appunto un'evoluzione di oggetti come ad esempio le stelle che si spalma su miliardi di anni, e poi abbiamo fenomeni quindi su scale estremamente grandi, che però ad esempio sono infime rispetto alle scale di un ammasso di galassie o le scale più grandi a livello cosmologico, quindi, ma che sono enormi se andiamo a vedere appunto le particelle elementari che formano, che giocano un ruolo fondamentale, fenomeni relativi alla natura dei plasmi, eccetera, eccetera. Quindi, per quanto riguarda l'esplosione di supernove, c'è effettivamente una sfida, che è quella di riuscire a essere il più consistenti possibile nella descrizione di questi modelli numerici, però cercando di coprire un lasso di tempo che va ben oltre, ad esempio, quello che qui ho mostrato finora, che è sostanzialmente frazioni del secondo o secondo. Cioè, quello che si riesce ora a simulare con modelli tridimensionali non è minimamente vicino al momento in cui si ha, ad esempio, il raggiungimento da parte dello shock della superficie della stella. Quello è un momento che avviene diverse ore dopo la formazione dell'onda d'urto, che i modelli numerici attuali non hanno veramente speranza di coprire nello stesso maniera. Quindi la strategia che viene adottata è in buona sostanza quella suddividere il problema in varie tappe e collegare poi sui diversi. Vale a dire, studi come il mio numerico, che arrivano a scrivere in maniera piuttosto fine la dinamica al centro della protosfera di neutroni e i primi istanti dell'espansione dello shock, vengono poi utilizzati e cioè in qualche modo agganciati a studi che utilizzano approssimazioni più forti della fisica dell'espansione dello shock, come ad esempio tralasciano la dinamica nel dettaglio di neutrini, che nel caso dell'esplosione è fondamentale, ma nel caso della propagazione all'interno della stella non è dinamicamente dominante.
quindi ci sono modelli che magari tralasciano quell'aspetto, modelli che magari invece di essere 3D sono in due dimensioni, a volte unidimensionali, che diciamo limando un pochino sulla complessità del problema riescono però a descrivere lassi di tempo più elevati e quindi ad essere rilevanti per appunto rispondere a questioni come ad esempio distribuzione della materia che poi determina le osservazioni di resti di supernova come osserviamo con i telescopi. E questi sono tutti approcci che vengono attualmente utilizzati e ultimamente, negli ultimi anni, si è cominciato ad esempio produrre delle mappe di materiale espulso dalla supernova prodotti non ab inizio dal collasso, ma mettendo insieme informazioni derivanti da studi numerici che descrivono le fasi precedenti di evoluzione dell'esplosione. Quindi al momento attuale non c'è modo di avere un unico quadro dall'inizio alla fine che copra tutta la dinamica rilevante per appunto descrivere tutto dall'inizio del collasso all'esplosione. Okay. Però si può in qualche modo dedurre e agganciare i vari pezzi. Come commento, lo stesso problema si ha non dopo l'esplosione, ma prima dell'esplosione. Vale a dire, le condizioni iniziali che si utilizzano in questi modelli sono condizioni che sono prodotte da altri modelli numerici che seguono l'evoluzione della stella nell'arco di miliardi di anni. È evidente che questi modelli non possono essere modelli tridimensionali che hanno lo stesso grado di sofisticazione che all'esplosione, ma sono estremamente semplificati, che però tuttavia hanno bisogno di inserire tutti gli ingredienti fisici rilevanti, ad esempio i campi magnetici. I campi magnetici sono fondamentali nell'evoluzione di una stella, ma sono intrinsecamente tridimensionali i campi magnetici. Quindi questo vuol dire che bisogna seguire una stella per miliardi di anni con modelli tridimensionali? Non è fattibile. No, certo. Ci sono, diciamo, degli stratagemmi che tentano di aggirare il problema, però appunto l'idea è sempre quella di mettere insieme i pezzi di un puzzle e cercare di ottenere risultati che siano consistenti, che poi in ultima analisi vengano verificati dalle osservazioni. Ok, allora c'è la prima domanda fatta dal pubblico, vedo Valerio Fontani, la mostro, non so se riuscirà a leggerla tutta perché effettivamente è un po' lunga, ma la rileggo io per il pubblico. Allora, scusa la forma non proprio scientifica della domanda, ma se la temperatura in questo caso insomma è considerata come movimento di particelle, la interpreto un po' io, su una stella di neutroni, che c'è questa gravità molto intensa, no, per via del fatto che è un oggetto molto compatto, che blocca il movimento, come fa a riscaldarsi, come fa a essere calda una stella di neutroni? Questa è vera o emettere energia in quel modo? Effettivamente è una gran bella domanda di termodinamica, di fluidodinamica, però è interessante. No, assolutamente. Diciamo, quando si pensa ad una stella di neutroni, tipicamente si può immaginare una stella di neutroni isolata che si osserva e che si può pensare effettivamente come un oggetto di circa 10-15 chilometri con una densità enorme, tale per cui praticamente l'esempio che si fa è che un cucchiaino di materia nucleare presa da una stella di neutroni alla massa del Monte Everest, ha una quantità di massa concentrata enorme, e pensare che questa cosa ribolla è qualcosa di antintuitivo. Bisogna però pensare che la protostella di neutroni, oltre ad essere estremamente densa, è estremamente calda. Cioè, quando dico estremamente calda, si parla di qualcosa come decine di miliardi di gradi. È un qualcosa di estremamente caldo, in cui il moto termico è enorme. E questo è grazie a un'enorme quantità di neutrini che rimangono intrappolati all'interno della protostella di neutroni. Rispetto ad una stella di neutroni, bella e formata, diciamo è relativamente stabile, questo oggetto è intriso di neutrini che sono stati prodotti durante la fase di cosiddetta neutronizzazione, cioè la trasformazione di protoni e elettroni in neutroni e neutrini.
Quando queste densità aumentano dovute al collasso, questi neutrini rimangono intrappolati dentro. Quindi è come se questo gas incandescente estremamente energetico di neutrini rimane di fatto intrappolato dentro alla fotosfera di neutroni, che è sì densa, ma è anche dannatamente calda. Ed è questo che determina il fatto che non è semplicemente una palla rigida, ma al suo interno dei moti convettivi estremamente forti e importanti, che sono alla base poi delle oscillazioni che possono essere osservate attraverso le onde gravitazionali. Via via che appunto lo shock si propaga, le strati più esterne della stella vengono spazzati via, i neutrini vengono poi diffusi e emessi, si ha un processo di raffreddamento della protosfera di neutroni e quindi si raggiungono temperature ben meno elevate e poi una solidificazione, una formazione della crosta sulla superficie e una formazione di una cristallizzazione e poi una struttura molto più ordinata all'interno della sfera di neutroni. Però è un processo appunto che ha bisogno di tempo per eliminare tutta quell'energia termica che è contenuta nei neutrini, che a poco appunto vengono sistematicamente e continuamente emessi. Eh sì, infatti qui entrano in gioco, no, gli esperimenti di cui dicevi prima e i futuri, no? Tra l'altro uno appunto interessante, cioè l'Ice Cube, no, che uscì qualche anno fa, no, l'idea di poter fare, realizzare questo esperimento, insomma già in essere da un po' di tempo, sfrutta effettivamente una cosa che, ecco, perché poi tra l'altro Ice Cube, ora non ne hai parlato, ma è in Antartide, quindi sfrutta anche il fatto di avere un'acqua, insomma, il più possibile pura, che in qualche modo, insomma, ci dia delle informazioni nella poca interazione che ci può avere con i neutrini, ecco, insomma, sì, perché appunto la Terra è un grande rivelatore poi alla fine, no? Esatto. Se si riuscisse a sfruttarla, i neutrini sono veramente delle particelle che ci danno informazioni a tanti livelli, no? Sulle stelle di neutroni e sulle protostelle di neutroni, o comunque nei collassi di supernove, sono fondamentali per come ci hai spiegato te, ma anche su tanti altri aspetti, no? Poi lì le energie in gioco sono diverse, questo lo dico un po' per il pubblico, no? In passato abbiamo fatto anche delle conferenze di cosmologia, per cui poi i neutrini in qualche modo entrano sempre a far parte del gioco, però ecco, sono delle particelle molto interessanti. E anche questo aspetto che dicevi sui sapori, no? È interessante, magari insomma, chi è un po' meno addentro alla materia ne sa un po' meno, però l'idea che queste particelle in qualche modo si trasformino nelle altre e ci diano informazioni di varia natura, ecco, su questo aspetto non so se puoi dirci qualcosina in più, magari senza andare troppo nel dettaglio perché non è semplice. Certamente. Un commento rispetto alla rivelazione di neutrini provenienti da supernove è ad esempio il fatto che di fatto è già avvenuta un'osservazione diretta dei neutrini prodotti da una supernova a collasso gravitazionale nel 1987, con la supernova 1987 appunto. L'esperimento Kamiokande, che è un precursore di Super-Kamiokande e di Iper-Kamiokande, che sarà in essere tra un po' di tempo, ha rivelato una manciata di neutrini in corrispondenza a questa esplosione supernova nella nube di Magellano, quindi non nella nostra galassia, però relativamente vicino nel verso locale. E quindi quella è stata la prima fatta osservazione multimessaggero in cui è stato rivelato un segnale che non era radiazione elettromagnetica associato con una sorgente cosmica. Il potenziale per dal punto di vista interdisciplinare fra fisica delle particelle e astrofisica è enorme, soprattutto negli ultimi anni gli esperimenti di fisica delle particelle che si rivolgono allo studio di sorgenti cosmiche e viceversa l'utilizzo di competenze che descrivano la materia da un punto di vista di fisica fondamentale all'interno di contesti astrofisici è qualcosa che è diventato sostanzialmente di routine, perché per comprendere ad esempio la natura della materia durante il collasso è necessario
descrivere la dinamica di gas estremamente densi e quindi non si può semplicemente considerare il comportamento di un gas ionizzato come all'interno di una stella tradizionale, ma bisogna andare proprio nel cuore della fisica della nucleare per descrivere in maniera sistematica questi aspetti. Dato che i neutrini hanno un impatto dinamico determinante nelle supernove, c'è appunto questo strumento diagnostico che ci permette di determinare l'impatto che avrebbe, ad esempio, una certa scelta riguardo alla la massa dei vari neutrini e come si rapportano l'uno all'altra, rispetto all'efficacia, ad esempio, dell'esplosione. A seconda di questi parametri si può avere esplosioni più energetiche, meno energetiche, si può avere un impatto enorme sulla, ad esempio, morfologia dell'emissione dei neutrini. Sono tutte cose che possiamo modellizzare con modelli numerici, fare predizioni riguardo all'osservazione che possiamo fare e da lì trarre poi delle conclusioni riguardo la natura fondamentale di particelle come i neutrini. Ho citato ad esempio le oscillazioni. Dunque, le oscillazioni sono un fenomeno dovuto al fatto che i neutrini sono particelle ultrarelativistiche, che sono estremamente leggere, ma hanno comunque una massa finita. Questo fatto determina il fenomeno per cui quando si ha ad esempio un neutrino elettronico, prodotto ad esempio da un protone e un elettrone che insieme producono un neutrone, appunto questo neutrino, quando si propaga nello spazio questo neutrino elettronico in realtà non ha tanta voglia di rimanere quello che è, ma ha voglia di a un certo punto diventare un neutrino muonico, un neutrino tau, e poi magari ricambiare. Cioè, questo è il fenomeno dell'oscillazione, dove sostanzialmente questi gusti di neutrini in qualche modo cambiano l'uno nell'altro in una certa maniera e con delle proprietà che dipendono dalle parametri fondamentali di fisica delle particelle. Questo aspetto è fondamentale in una supernova, perché se il numero di neutrini, ad esempio, quando vengono emessi questi neutrini, se avvengono queste oscillazioni, questo vuol dire che i neutrini che noi osserviamo poi da Terra saranno diversi. Capire, comprendere come queste oscillazioni influenzano la distribuzione dei neutrini è fondamentale per poi poter interpretare quello che vediamo nelle osservazioni, per poter poi da lì dedurre quali sono questi parametri e che impatto hanno sull'esplosione. E quindi un altro aspetto, ad esempio, è che in certi casi, date condizioni sufficientemente favorevoli, le oscillazioni si possono avere anche durante l'esplosione in certe regioni della protosfera dei neutroni. E questo vuol dire che ancora si ha un impatto diretto sulla capacità dei neutrini di scaldare l'onda d'urto e di determinare l'esplosione. Quindi sono tutti aspetti e domande che richiedono una comprensione da un lato della fisica fondamentale delle particelle e una modellizzazione di fenomeni fondamentali come le oscillazioni, l'ordinamento della massa dei neutrini, oppure la presenza di neutrini esotici, cosiddetti sterili, e dall'altro poi mettere questa informazione in un contesto astrofisico e dedurre poi le conclusioni e da lì, come si suol dire, trarre dei vincoli osservativi che ci dicono, guarda, la supernova è esplosa in questo modo, questo vuol dire che i neutrini oscillano in questa maniera e questo magari è un limite alla loro massa, che sono tutte cose che diciamo non possono venire da altre fonti, sono specifiche della sorgente astrofisica e del modo in cui la modellizziamo. Quindi sono tutti strumenti diagnostici che si aggiungono e che danno hanno un potenziale scientifico assolutamente straordinario. Allora, passiamo alla domanda fatta da Stefano Prosperi su YouTube, che ci chiede, allora questa riguarda un po' la formazione stellare, in realtà del nostro sistema solare. Allora, dice, un'infinitesima parte del materiale espulso dalle supernove esplose prima della formazione solare, ce le possiamo trovare all'interno di alcuni meteoriti che si trovano anche poi sulla Terra, no? Lo studio di questi grani presolari può essere d'aiuto a comprendere meglio i processi dell'esplosione di una supernova? Dunque, sicuramente
comprendere il processo di esplosione della supernova è un qualche cosa che aiuta a raffinare e a comprendere ancora più nel dettaglio la formazione di elementi durante la nucleosintesi esplosiva. Quindi tutto ciò che fornisce dei vincoli osservativi riguardo la distribuzione di questi elementi nel sistema solare, ovviamente fornisce informazione che poi può essere utilizzata per la comprensione e il miglioramento dei modelli numerici per quanto riguarda l'esplosione e modelli semianalitici, insomma, in generale la nostra comprensione del meccanismo di esplosione. Allo stato attuale, diciamo, non siamo ancora in una fase in cui siamo particolarmente certi di che cosa può produrre una supernova durante la sua esplosione. Mi spiego meglio. A grandi linee sappiamo più o meno quali tipi di elementi potranno essere prodotti e a grandi linee più o meno sappiamo in quale quantità. Ci sono però delle enormi incertezze per quanto riguarda appunto le condizioni iniziali prima del collasso. Cioè, tutte le informazioni che vengono dagli studi di evoluzione stellare sono informazioni che sono affette da errori, da incertezze, che poi si propagano una volta che si studia l'esplosione della stella. Un aspetto fondamentale per studiare la nucleosintesi durante l'esplosione supernova è una descrizione, prima di tutto la condizione iniziale della stella, e questo vuol dire non soltanto la distribuzione di materia, ma anche e soprattutto in alcuni casi la sua rotazione e la presenza più o meno di campi magnetici forti. Ora, rotazione e campi magnetici forti sono due condizioni che in realtà nella grande maggioranza dei casi non sono determinanti, ma in alcuni casi sono fondamentali, come ad esempio nel caso delle esplosioni stellari associate con i gamma ray burst, oppure le esplosioni stellari particolarmente energetiche. E quello che si è visto recentemente è che campi magnetici e rotazione forniscono delle condizioni in cui durante l'esplosione si possono formare elementi pesanti che si pensava fossero potessero essere potenzialmente solo esclusiva delle coalescenze di stelle di neutroni, in cui si hanno una densità di neutroni estremamente elevata, che a volte nelle supernove invece è preclusa semplicemente per il fatto perché i neutroni sono intrappolati nella fotosfera dei neutroni e non sono necessariamente espulsi con il materiale nella supernova. Quello che fanno i campi magnetici e la rotazione è proprio questa espulsione di materia ricca di neutroni e quindi da lì si può avere una produzione di elementi che in realtà è estremamente diversa da quella che si ha nel caso tradizionale. Quindi tutto questo messo insieme dà un quadro che è estremamente dinamico, diciamo la comprensione dei modelli diventano sempre più sofisticati, però non è sicuramente ancora, non siamo ancora a livello di dire di essere estremamente chiari e certi questa stella produrrà questi elementi in questa maniera. C'è una certa incertezza, però piano piano insomma cerchiamo di affinare la nostra comprensione. Sì, infatti quando hai fatto vedere prima l'immagine della tavola periodica, no? Che spesso viene utilizzata un po'... ancora sembra già, cioè anche a livello di divulgazione, no? Viene utilizzata spesso, no? la tavola periodica, non so se puoi tornare, sì, alla slide così la faccio rivedere, sì, anche, sì, al pubblico, mentre che eccola qua, ecco, no, questa tavola periodica l'ho usata anch'io spesso nelle conferenze, sì, per far capire più che altro quello che si vede dalla parte colorata di azzurro in alto, cioè sostanzialmente nelle stelle, cioè l'universo primordiale è praticamente formato da idrogeno e elio, pochissima quantità di litio, tutto il resto è formazione che avviene in varie fasi di evoluzione delle stelle, ma avviene dopo, no? Ancora l'incertezza su cosa producono, come dicevi te giustamente, le supernove da sole o la coalescenza di due stelle di neutroni fra di loro, stella di neutroni più buco nero, insomma, quant'altro che sia, che richieda energie più alte, no? Perché appunto fino al ferro ci si arriva
come l'hai detto te, no, via via il collasso, poi si arriva un punto al ferro e lì c'è un cambio di, diciamo, di energia, no? E per cui ne serve veramente di più per superare l'elemento, non viene spontanea in un modo in un certo modo, no? Dilla semplificata, la produzione di elementi più pesanti, e quindi ci vuole energie più alte, il motivo per cui si pensa che questi siano i meccanismi più grossi, però appunto l'incertezza c'è ancora perché, come dicevi te, questo lo dico per il pubblico, effettivamente manca un po' di statistica, cioè non è che ci siano tanti sorgenti ancora studiate, no? Cioè alla fine dei conti c'è molta carne al fuoco, gli esperimenti sono in essere adesso, no? Da qualche anno quelli che ci potrebbero permettere di, però ancora, ecco, forse non ce ne sono a sufficienza di abbiamo trovato boh, 100 supernove, 200 e allora iniziamo a produrre dati e materiale, no? È un po' così, vero? Esattamente, esattamente, sì, la statistica dei dati non è della nostra e ci vorrà tempo per arrivare sia a consolidare certi aspetti. È già recente il fatto che la conferma che le coalescenze di serie di neutroni producano elementi pesanti, è qualcosa di cui abbiamo avuto conferma solo recentemente, nel 2017, con la coalescenza di due serie di neutroni osservata nel segnale di onde gravitazionali in corrispondenza poi al raggio gamma e poi in corrispondenza successiva con la chilonova, quindi questa emissione di luce diciamo dovuta appunto agli elementi formati durante questa sintesi Sì, della è il coalescenza. motivo per cui di solito cioè la prima volta, diciamo che, detto sinceramente, ho sentito parlare appunto di astronomia multimessaggero a livello un po' più importante, no? È stato proprio in quel momento lì, perché appunto i rivelatori di onde gravitazionali erano tutti attivi, quelli attualmente di questa generazione. Tutti hanno in un certo senso visto questo segnale e hanno, diciamo, limitato, per modo di dire, la zona dove guardare. Allora a quel punto i satelliti dallo spazio tipo XMM, Chandra, no? Hanno ridotto ancora ulteriormente e nel giro di appunto qualche ora, poi qualche giorno, si è accesa in un certo senso un puntino luminoso che gli osservatori ottici da Hubble, ma anche quelli a terra, insomma, hanno fotografato all'interno di questa galassia. Ora, se te la ricordi, io il nome non me lo ricordo adesso, quale delle... comunque era una galassia, insomma, un NGC, non ricordo quale, ma insomma abbastanza famosa. E quindi c'è stata per la prima volta l'osservazione non solo simultanea utilizzando altri vari strumenti, ma perché questi strumenti ci hanno dato appunto un messaggio di evoluzione di questo oggetto, appunto multiplo, no? Ed è il motivo per cui si chiama multimessenger o multimessaggera, no? Astronomia multimessaggera. E tra l'altro, insomma, la domanda di Stefano io la riprendo un attimo perché nel frattempo vedevo che non ce ne sono altri. Come l'ho scritto in chat, lo ripeto: non vi preoccupate, non sentitevi liberi, non vi preoccupate se scrivete anche banalità, perché in realtà non sono mai banali le domande. Ecco, quello che diceva Stefano, secondo me è interessante perché è vero, questo lo dico anche per il pubblico, che oggetti che non si pensa che possano essere in qualche modo collegati a questa cosa, no? Tipo i meteoriti, che ci siano elementi dalle terre rare in un certo senso, no? Della tavola periodica, quindi dall'oro fino a neodimio, per capirsi, no? Neodimio è un elemento chimico che magari qualcuno di voi ha sentito dire, ma è utilizzato tantissimo nei circuiti elettronici e quindi è un elemento che insomma, sulla Terra inizia a essere chiamata terra rata non a caso, invece nei meteoriti e negli asteroidi sembra essere abbastanza importante come quantità, e appunto, essendo i meteoriti un residuo della formazione dell'inizio del sistema solare, trovare questa cosa potrebbe sì in qualche modo darci delle informazioni. Come diceva però Matteo, ecco, da lì risalire a qual è il materiale espulso, sì, forse quello per la formazione di una stella tipo Sole. Altri casi, ecco, sì, sono ancora molto incerti proprio perché mancano dati, insomma, quindi è interessante anche questo aspetto. Un'altra cosa che mi aveva incuriosito nel frattempo, perché ora faccio io le domande, ma in realtà mi piacerebbe che facesse il pubblico, perché ancora qualcuno sta reggendo, nonostante tutto, e ringrazio ancora nuovamente tutti. Io direi di fare... Io intanto faccio una domanda io,
che riguarda un po' la parte più divulgativa, no? Cioè, quanto questa cosa viene trasmessa al pubblico? No, stasera è stata un'occasione per parlarne, questo argomento, no? Sicuramente vengono fatte scuole per i ragazzi. Ecco, quanto gli studenti o i postdoc sono coinvolti in questo? Di solito non se ne parla mai, no? Però mi piaceva magari affrontare anche questo tema con te, Matteo, perché la divulgazione di questo tipo di informazioni magari avviene a livello un po' più alto. Di solito le simulazioni si fanno vedere in altre occasioni, spesso con i ragazzi che studiano poi queste dinamiche, ma all'università, no? Mm-hmm. Ecco, c'è un coinvolgimento da parte delle scuole anche nel, non dico semplicemente venire a visitarvi nei vostri dipartimenti o voi a fare laboratori da loro, magari negli ultimi anni come in occasione, ma c'è stata la possibilità di produrre, far vedere gli esperimenti, in qualche modo coinvolgere il pubblico? Mm-hmm. Che è capitato anche, lo chiedo, perché facendo sì. Un pochino di lavoro. Ecco. Sì, assolutamente. Il video, ad esempio, che ispezioni di video che vi ho mostrato sono un esempio di materiale che è stato proprio realizzato in vista di eventi come Festival della Scienza, che sono organizzati, diciamo, ovviamente di questi tempi, tutte le complicanze del caso non è semplice, che però vedono la luce a intervalli più o meno regolari. E sono eventi appunto in cui, ad esempio, in maniera massiccia, diversi gruppi del Dipartimento dell'Astrofisica, ad esempio, hanno partecipato qualche mese fa a questo Festival della Scienza nella zona, diciamo, a sud di Parigi, comunque dell'Île de France, e l'obiettivo è esattamente quello di mostrare e comunicare la ricerca di punta che viene fatta nel dipartimento, però a un pubblico di non addetti ai lavori e con un range piuttosto ampio anche di interessi, età, gradi di attenzione. Veramente si va dalla famiglia con i bambini che sono appena usciti dall'asilo nido a coppie, o cioè, il materiale è pensato proprio per essere fruibile dalla platea più ampia possibile. E quindi questo è un esercizio che richiede una certa dose di lavoro e di sforzo, diciamo, concettuale, a volte anche per semplificazione, che però è un esercizio che, a parer mio, dovrebbe far parte del bagaglio culturale di qualsiasi scienziato. Cioè il fatto di essere in grado di produrre una versione digerita, fruibile del proprio lavoro, che sia, diciamo, un po' spogliata dell'aspetto tecnico e che vada al cuore del nocciolo del problema e che sia comprensibile. Questo, ad esempio, è l'idea dietro, ad esempio, quell'esperimento delle palline di gomma che rimbalzano. Tipicamente la prima cosa che si rompe e che si è rotta, di fatto, al Festival della Scienza era questo apparato con un filo di ferro, due palline che, diciamo, rimanendo esattamente verticali, producevano un rimbalzo enorme. E tipicamente poi, siccome i ragazzi e i bambini sono attratti da questa cosa, è la prima cosa che si ho avuto esperienze simili di un pendolo di Foucault molto pericoloso che c'era al Museo delle Scienze Planetarie, che abbiamo rimosso, perché effettivamente, cioè, in realtà l'esperimento era anche fatto molto bene, però era pesante, c'era il rischio che se si staccava il cavo partiva questa cosa. E bisogna fare attenzione. Sì, quando si realizzano gli esperimenti, purtroppo non sempre, se soprattutto devono essere fruiti dal pubblico più giovane, ecco. Insomma, quando sono interattivi c'è un po' questo doppio risvolto, però sono anche, dall'altro lato, molto efficaci per trasmettere concetti scientifici di base che fanno vedere quanto in realtà la comprensione di questi fenomeni, sì, se si va nel cuore, nei dettagli, può diventare quasi arbitrariamente complicata, se andiamo a vedere le equazioni che ci stanno dietro, i metodi numerici per risolverle, eccetera. Ma al cuore ci deve essere una comprensione di un fenomeno relativamente semplice, che in qualche modo possa essere compreso anche da chi non ha necessariamente gli strumenti tecnici per poter affrontare la risoluzione di quel problema.
E quindi da quel punto di vista sì, ci sono sforzi che sono messi in opera dal dipartimento in cui sono, ma in generale direi da gli enti di ricerca in generale della zona di France, con i quali ho familiarità in questo momento. E poi diciamo, direi comunque sia una cosa abbastanza generalizzata l'aspetto della divulgazione, l'efficacia più o meno. Poi dipende dai singoli casi, credo, diciamo, l'esperienza del management un po' del dipartimento, l'esperienza che si Sì, ha certo. nella logistica, che a volte aspetti, diciamo, tra virgolette, terra-terra, che riguardano appunto la messa in piedi di stand o di materiale, eccetera, sono cose che uno poi si affina con l'esperienza e che partendo da zero sono cose estremamente complicate. Sì. Sì, per completare la domanda, giustamente mi avevi scritto a me prima quale oggetto era NGC 44, 4993, che è una galassia appunto di cui vi stavo facendo adesso vedere l'immagine, anzi la zoomo un attimo così la vedete meglio. Questo sostanzialmente, come da questo bruttissimo codice che sta per Gravitational Wave del 17 agosto 2017, osservando quella galassia, a un certo punto si è acceso un puntino, e non tanto piccolo, se fateci caso, le dimensioni di questo oggetto, che era della galassia, quindi non era una stella più vicina, no? Ha come luminosità molto intensa, in alcuni casi si avvicina davvero alla stessa luminosità del nucleo della galassia, quindi si parla veramente, come diceva Matteo, di energie in gioco molto alte, e questo è quello che c'era scritto che succedeva appunto nell'immediato della fusione di questi due oggetti compatti, nel primo giorno e mezzo, diciamo, e poi da 14 giorni in poi questo oggetto non c'era più. Precedentemente a questi numeri di giorni, ovviamente, si erano già attivati tutti gli altri sistemi di detection, cioè di misura, cioè le onde gravitazionali con i rivelatori di onde gravitazionali e i satelliti poi nello spazio, e quindi da lì in poi anche i telescopi hanno iniziato a puntare quella zona di cielo, via via restringendo sempre il campo finché non hanno trovato questo. Insomma, questo era per completare il quadro. E Oh, se posso fare un sì. commento a riguardo, una cosa che negli ultimi anni sta avvenendo sempre di più e che di fatto è diventata routine è proprio l'aspetto multimessaggero, multimessenger che permea qualsiasi sforzo nell'ambito dell'osservazione astronomica, nel senso che qualsiasi nuovo strumento che venga ideato, progettato e poi realizzato, oggigiorno non può esistere se non diciamo anche in funzione di strumenti attualmente esistenti o che verranno messi in opera o che comunque sia saranno complementari e che forneranno delle sinergie da un punto di vista di osservazione, ad esempio, degli stessi oggetti. E questo che campagne osservative che un tempo erano, diciamo, limitate a una banda specifica e che lì, diciamo, si completavano. Oggigiorno di fatto c'è sempre la questione, sì, ma cosa si può vedere in un'altra banda? Sì, ma cosa si può vedere con un altro strumento, con i neutrini, con le onde gravitazionali? Se io vedo qualcosa con le onde gravitazionali, c'è un sistema per cui posso dire, oh, guardate là in quella direzione nelle prossime 2 ore, altrimenti nisba. Sono tutti questi sforzi tecnici che a poco vengono messi su e che forniranno un potenziale enorme quando si tratterà appunto di andare a vedere un evento che si verifica e che deve essere osservato il prima possibile con gli altri strumenti. Sì, infatti devono essere pronti, no? L'abbiamo parlato anche in altre conferenze, appunto sempre nell'ambito delle frontiere, no? Dobbiamo essere pronti sia a fare da follow-up, cioè da aiuto a coadiuvare le missioni spaziali da terra per completare il quadro, no? Su ciascuno dei fenomeni, che appunto essere pronti a rispondere immediatamente cioè l'evento bisogna guardare in quella direzione, no? Soprattutto su questi eventi che si chiamano transienti, no? Cioè che hanno eventi che passano e poi non li rivedi più perché è un evento che avviene in poco tempo.
tutti gli strumenti devono essere pronti o quelli più possibile per dare un quadro completo a varie sfaccettature del fenomeno. Quando più c'è... si aggiunge informazioni, come si diceva prima, è meglio è per capire quello che succede, insomma. Quando c'è il target di opportunità, target opportunity, sostanzialmente la priorità passa subito a quello e tutti... Sì, esatto. Come aneddoto, mi è capitato di sentire una conferenza parlando proprio delle onde gravitazionali, già della prima detection, no? Quella che poi ha portato anche a dare il Nobel, insomma, sostanzialmente era arrivata anche quella ad agosto, ora, cioè, anzi no, in realtà era all'inizio di settembre, la primissima, poi è stata elaborata, ci è voluto del tempo, il risultato è venuto l'anno dopo, e in realtà anche un po' per celebrare il centesimo della relatività generale, ma comunque anche questa, se lo vedete, è d'agosto, quindi quando, anche per dirla in modo... pratico, no, per i gruppi che lavorano in questi settori, quando arriva la mail del tecnico che è lì a lavorare durante le vacanze estive, perché appunto il 17 agosto siamo a ridosso di molte vacanze di tante persone, chi è di turno lì avverte gli altri osservatori: guardate stasera o nei prossimi mezza giornata, guardate tutti in quella direzione o comunque in questa zona di cielo. E gli altri devono essere pronti il 17 agosto a rispondere, cioè chi si è alzato dall'esdraio, in un certo senso l'ho sentito dire più di una volta, insomma, che è sobbalzato perché era sulla spiaggia, stava guardando la mail, ha detto: ah, aspetta, chiamo tizio, attivati il telescopio, piuttosto che te vai a mettere quello ottico, io muovo e mi informo con quello dallo spazio, insomma, ci sono questi aspetti tecnici che sembrano, però ecco, anche questi riguardano la parte organizzativa delle osservazioni, che insomma, sono comunque importanti. Io ringrazio Matteo e nuovamente il pubblico, che è stato molto timido stasera rispetto ad altre volte, mi dispiace Matteo, ma in realtà hanno comunque partecipato, ti ringraziano, è stato un piacere davvero anche per me. A questo punto io vi do appuntamento al prossimo mese, il 25 marzo, una nuova conferenza. Di nuovo grazie Matteo Bugli, buon fine settimana a tutti e alla prossima. Grazie. A voi.